Ne parlavo stasera con mia madre. Ero a cena con mia madre, posso dirlo a tutti. Ero a cena con mia madre. Non è voluta venire. Oh, questo ho creato il silenzio. Fantastico. Torna sempre al discorso di prima. Dai, dai, questa era scontata. Insomma, comunque questa è troppo alta. Nella testa di mio padre ci sta come un temporale, pochi lampi di genio, ma sono al popolare. Ci sono cantoni di sirena, tipo sono sempre uguale. Niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Oh oh, oh oh, oh oh. Il primo concerto che ricordo è stato al Macchianera Soundgarden nell'89. Un luogo in cui ci trovavi dal freak, all'impiegato di banca, al punk a bestia che ancora non esisteva, al ragazzetto come me. Era l'unico spazio trasversale che c'era a Pisa. Ergo, tu lì andavi. Oggi la vedo molto più, molto meglio di qualche anno fa, sempre comunque settare, ma come tutta l'Italia, questo è il fatto che non è solo Pisa, ho avuto il culo di conoscere l'Italia. Ognuno sta nel posto e gestisce le sue cose senza rompere troppo le scatole agli altri, no? L'aggregazione vera, totale, è rara. L'aggregazione di un posto solo dove tutti ci ritroviamo, anche se c'è qualcosa che non ci piace esclusivamente a noi o a quel tipo di persone, non c'è più. Sono andato a stare a Livorno, chiedo scusa, ma mi piace il pesce fresco e lì davanti c'è, poi non ci abito mai. Quindi. Io a Livorno vedo ancora il centro abitato dei livornesi, il centro una mescolanza portuale che c'è solo nelle città di porto. Secondo fattore, mia madre è cresciuta a Genova, io sento la necessità di stare in città di porto. Terzo fattore, mi piace il pesce fresco. Testa di mio padre, il tempo ha preso quel che ha dato, così delicata sola. Quindi quella canto, della mancanza di curiosità di un paese che manda a fanculo qualsiasi cosa, per cui l'egoismo è il valore più importante, per cui ci va bene a tutti così, per cui io che mi metto nel mezzo e magari provo a dire qualcosa con la mia faccia, accetto in tutto e per tutto le gran patte che mi arrivano da dietro dalla mattina a sera, però anche gran soddisfazione. Mia madre è strana, mi dà del figlio. Di puttana. Mia madre è strana, mi dà del figlio. Di puttana. Bellissimo. Aspetta. E fra. Io la musica italiana l'ascolto, la mangio e c'è pieno di artisti meravigliosi. Poi, se ci vogliono far credere che il cantautorato non c'è più una minchia, prego. Ce n'è una marea, l'alteato degli orrori, Alessandro Fiori e Mariposa, che negli anni 70 sarebbero diventati Iarea. Se ti piace la canzone d'autore d'amore, Dente. Brunori, se vuoi rivivere le tue emozioni da piccoletto. Ma ce n'è di cantautori. Nati per subire, che è il nuovo album in registrazione, ma lo finiamo a maggio. Sosteniamo primo che sia un disco molto per rock e new wave. Secondo, che è il nostro miglior disco, ma questo si sa che si dice. È pieno di amici, tantissimi amici, nemmeno ospiti, proprio amici che ci hanno dato una mano. Quando andavo a prendere il motorino a scuola me lo scrivevano sul motorino. Uno dice: guarda, appino NPS.
Nato per subire. E uno dice, guarda, la solita storia del musicista sfigato che da piccolo... No, non è quello. Ci piaceva l'idea dei nati per subire. Prima di tutto perché la prima canzone che comincia il disco si chiama Nati per subire. E ci piaceva l'idea di chi la vita la subisce, no? E non se la fa. È un po' più cattivo, secondo me, nei testi. È un po' più cinico, è un po' più... L'idea è di far cantare i nati per subire. I nati per subire sono cattivi. Se uno non coglie quel lato lì, sono sicuro che non capirà e lo troverà cattivissimo. Io ci credo, io figlioli non ne voglio fare, però spero di farne facendo questo mestiere qua. Ma mica voglio che tutti la pensino come me. No, è che un minimo li modifichi l'imprinting culturale e già sono contento come una Pasqua. E adesso vado a fumare, ragazzi, con tutto il bene che vi voglio.